Quanti tesori e meraviglie ci offre la natura e quanto è ammirevole osservare quando il lavoro umano interviene in essa per trasformarla e renderla più fruibile e bella. Nel vivere questi territori non posso non fermarmi a apprezzare i loro valori, la loro bellezza, la loro ospitalità, godere e condividere il loro fascino. La magia delle Cinque Terre rende questi luoghi paradisiaci, unici. Cosa si dice di questi incantevoli borghi? Sono un patrimonio naturale di grande varietà, un paesaggio umano, una grande operazione di ingegneria ambientale, un territorio dove mare, terra e montagna si uniscono per formare una natura unica, costa rocciosa ricca di baie, spiagge, fondali, terrazze coltivate a vite, ulivi e limoni, un gioiello del Mar Ligure, un paradiso UNESCO, luogo di colori, profumi e sapori, una delle bellezze più colorate ed importanti d'Italia. Certamente tutto questo e altro. Condividiamo. ¿Cuántos tesoros y maravillas nos ofrece la naturaleza? Y qué admirable es observar cuando en ella interviene la obra humana para transformarla y hacerla más utilizable y bella. Al visitar y vivir estas tierras, no puedo dejar de detenerme, apreciar sus valores, su belleza, su hospitalidad, disfrutar y compartir sus encantos. La magia de Cinque Terre hace que estos lugares paradisíacos sean únicos. ¿Qué se dice de estos encantadores pueblos? Son un patrimonio naturalístico de gran variedad, un paisaje humano, una gran operación de ingeniería ambiental, un territorio donde mar, tierra y montañas se unen formando una naturaleza única, costa rocosa llena de bahías, playas y fondos marinos, terrazas plantadas de vides, olivos y limones, una joya del mar de Liguria, un paraíso de la UNESCO, lugar de colores, perfume y sabores, una de las bellezas más coloridas e importantes de Italia. Ciertamente es todo esto y más. Compartamos. How many treasures and wonders nature offers us, and how admirable it is to observe when human work intervenes in it to transform it and make it more usable and beautiful. When visiting these towns, I can't help but to stop and appreciate their values, their beauty, their hospitality, enjoy and share their charms. The magic of Cinque Terre makes these paradisiacal places unique. What is said of these charming towns? They are a natural heritage of great variety. A human landscape slash a large environmental engineering operation, a territory where sea, land, and mountains come together forming a unique nature. Rocky coast full of bays, beaches, and seabed terraces planted with vines, olive trees and lemons, a jewel of the Ligurian Sea, the UNESCO paradise, place of colors, perfume and flavors, one of the most colorful and important beauties of Italy. Certainly, IT is all this and more. Let's share. Perché il nome Cinque Terre? E dove? È composto da cinque borghi, si trova in Liguria, in provincia di La Spezia. I cinque borghi sono Monterosso, Riomaggiore, Manarola, Vernazza e Corniglia. Un ambiente in cui il lavoro secolare di generazioni ha trasformato un territorio inaccessibile in un paesaggio di straordinaria bellezza. Illustra l'evoluzione della società umana e dell'insediamento nel tempo,
sotto l'influenza di vincoli fisici e opportunità presentate dal loro ambiente naturale, con un'area marina protetta e un parco nazionale che ne tutelano l'assoluta unicità. Queste, in sintesi, sono le Cinque Terre, dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1997, dal 1998 sono diventate area marina protetta e dal 1999 parco nazionale. Perché su nome? Cinque Terre. Cinco tierras. ¿Y dónde está? Está conformado por cinco pueblos. Se encuentra en la región Liguria, en la provincia de La Spezia. Los cinco pueblos son Monterroso, Río Maggiore, Manarola, Vernazza y Cornelia. Un entorno en el que el trabajo centenario de generaciones ha transformado un territorio inaccesible en un paisaje de extraordinaria belleza. Ilustra la evolución de la sociedad humana y el asentamiento a lo largo del tiempo, bajo la influencia de las limitaciones físicas y las oportunidades que presenta su entorno natural. Con un área marina protegida y un parque nacional que protegen su absoluta singularidad, estas, en definitiva, son las Cinco Tierras, declaradas por la UNESCO desde 1997 Patrimonio de la Humanidad. Y desde el 98 se han convertido en un área marina protegida y desde 1999 Parque Nacional. Why its name, Cinque Terre? And where is? It is made up of five villages. It is located in the Liguria region, in the province of La Spezia. The five towns are Monterosso, Rio Maggiore, Manarola, Vernazza, and Corniglia. An environment in which the centuries-old work of generations has transformed an inaccessible territory into a landscape of extraordinary beauty. It illustrates the evolution of human society and settlement over time, influenced by the physical constraints and opportunities presented by their natural environment. With a marine protected area and a national park that protect its absolute uniqueness. These, in short, are the Cinque Terre, declared a World Heritage Site by UNESCO since 1997. Since 1998 they have become a protected marine area and since 1999 a national park. I primi documenti storici sulle Cinque Terre risalgono all'XI secolo. Sorsero prima Monterosso e Vernazza, mentre gli altri borghi nacquero più tardi. I suoi abitanti hanno costruito insediamenti, centri abitati, ma per coltivare questo territorio hanno dovuto costruire dei terrazzamenti a fasce. Così hanno modellato il paesaggio e lo hanno trasformato in un paradiso di biodiversità, rendendolo così speciale e identificabile. Dal mare e dalla terra sono nati nel tempo cibi unici e vini straordinari che ne formano la tradizione, come limone, miele, olio d'oliva, acciughe salate di Monterosso e vini DOC. Oggi il turismo è l'attività principale dell'economia delle Cinque Terre, considerate tra i soggetti preferiti di artisti e scrittori di tutto il mondo. Los primeros documentos históricos sobre Cinco Tierras datan del siglo XI. Monterroso y Vernazza surgieron primero, mientras que los otros pueblos nacieron más tarde. Sus habitantes han construido asentamientos, centros habitados, pero para cultivar este territorio han tenido que construir franjas de terrazas. Así han moldeado el paisaje y transformado en un paraíso de biodiversidad,
haciéndolo tan especial e identificable. Con el tiempo, del mar y de la tierra han nacido alimentos únicos y vinos extraordinarios que forman su tradición, como limones, miel, aceite de oliva, anchoas saladas de Monterroso y vinos Languedoc. Hoy el turismo es la principal actividad de la economía de Cinco Tierras, considerada entre los temas favoritos de artistas y escritores de todo el mundo. The first historical documents about the Cinque Terre date back to the 11th century. Monterosso and Vernazza arose first, while the other towns were born later. Its inhabitants have built settlements, inhabited centers, but to cultivate this territory they have had to build strips of terraces, thus shaping the landscape and transforming it into a paradise of biodiversity, making it so special and identifiable. Over time, unique foods and extraordinary wines have been born from the sea and the land, which form its tradition. Like lemons, honey, olive oil, salted anchovies from Monterosso and wines DOC. Today, tourism is the main activity of the Cinque Terre economy, considered among the favorite subjects of artists and writers from all over the world. Quando visitare le Cinque Terre? In tutte le stagioni dell'anno troverete feste patronali, attività legate alla religione, tradizione, sagre ed eventi che raccontano e tramandano la storia e ne esaltano le peculiarità. Presso il Parco delle Cinque Terre è presente una fitta rete di sentieri che corrono come una ragnatela lungo il mare all'interno della catena montuosa. Per secoli questi percorsi sono stati l'unico collegamento tra un paese e l'altro, e tra questi è l'interno del paese. Oggi la rete si estende per oltre 120 km, permette di apprezzare ed esplorare l'intero territorio. Scoprite le particolarità di ogni borgo, raccontate nei video da noi creati, troverete informazioni e curiosità, assaporerete le loro bellezze. Arrivederci. Quando visitare Cinque Terre? En todas las estaciones del año encontrarás fiestas patronales, actividades relacionadas con la religión y tradición, ferias y eventos que cuentan y transmiten la historia y exaltan sus peculiaridades. En el Parque de las Cinque Terre existe una densa red de senderos que recorren como una tela de araña a lo largo del mar dentro de la cadena de montañas. Durante siglos, estos caminos han sido la única conexión entre un pueblo y otro, y entre ellos y el interior del país. Hoy, la red se extiende por más de 120 kilómetros. Permite apreciar y explorar todo el territorio. Descubre las particularidades de cada pueblo, contadas en los vídeos que creamos. Encontrarás información, curiosidades, disfrutarás de sus bellezas. When to visit Cinque Terre. In every season of the year, you will find patron saint festivities, activities related to religion and tradition, fairs and events that tell and transmit history and exalt its peculiarities. In the Cinque Terre Park, there is a dense network of paths that run like a spider's web along the sea within the mountain range. For centuries, these roads have been the only connection between one town and another and between them and the interior of the country. Today the network extends for more than 120 kilometers,
allowing to appreciate and explore the entire territory. Discover the particularities of each village. Told in the videos we create. You will find information, curiosities, enjoy its beauties. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!